Spettatori, buongiorno, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con la messa in diretta. È oggi 28 ottobre 2001, trentesima domenica del tempo ordinario. Siamo al nostro secondo appuntamento per quest'anno, per questa stagione, e siamo in diretta dalla chiesa di San Giuseppe Artigiano a Foggia. Quest'oggi una celebrazione particolare, perché quest'oggi qui la comunità accoglie il nuovo parroco. Per oltre 10 anni, dal 1990-91, questa comunità è stata guidata da Don Fausto Parisi. Oggi si insedia il nuovo parroco alla presenza dell'arcivescovo di Foggia Bovino, Monsignor Domenico D'Ambrosio, e di numerosi altri sacerdoti che sono venuti qui questa mattina a condividere questo momento. Il nuovo parroco sarà Don Pierino Giacobbe, che è stato fino a poco tempo fa rettore del seminario arcivescovile Sacro Cuore della diocesi di Foggia, sito in via Napoli. Ha comunque alle spalle un'esperienza già di parroco, perché per 2 anni ha retto la parrocchia di Sant'Antonio Abate a San Marco in Lamis. E dunque quest'oggi una celebrazione un po' particolare proprio per questo motivo, e siamo venuti anche noi qui a condividere quindi questo momento interamente, che questa comunità vivrà in maniera molto intensa. Un momento del resto che in questi giorni si sta ripetendo varie volte in questa città, in questa diocesi, perché in questi giorni sono numerosi i cambiamenti alla guida delle varie comunità parrocchiali. La celebrazione eucaristica sta per cominciare, sarà animata dal coro della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Come detto prima, presiederà l'eucaristia l'arcivescovo di Foggia Bovino, Monsignor Domenico D'Ambrosio. La parrocchia di San Giuseppe Artigiano, diciamo anche alcune note storiche. La prima pietra di questa chiesa fu posta nel 1956 da Monsignor Paolo Carta, e il primo sacerdote che guidò questa comunità fu Don Pompeo Scopece, scomparso proprio di recente, che è stato fino proprio a poco prima di lasciarci cancelliere della curia, cancelliere dell'arcidiocesi di Foggia Bovino. Poi, dopo Don Pompeo, alla guida di questa comunità ci fu anche per un periodo Don Gennaro Palumbo, che poi fu anche il primo parroco di questa parrocchia quando fu eretta ufficialmente parrocchia nel 1° maggio del 1959, sempre da Monsignor Paolo Carta. Anche Don Gennaro Palumbo è vivo ancora nel ricordo di tutti noi. E poi la chiesa fu benedetta nel 59, ancora da Monsignor Paolo Carta, e fu consacrata nel 1965 da Monsignor Lenotti. I celebranti stanno facendo il loro ingresso dal corridoio centrale della chiesa. Come detto prima, siamo alla trentesima domenica del tempo ordinario, e ancora il cielo di Luca a parlarci in queste domeniche. Siamo nell'anno C. Domenica scorsa abbiamo riflettuto sul senso della preghiera. Ricorderete forse quella bellissima immagine della prima lettura di Mosè con le braccia protese verso l'alto in costante preghiera. Quest'oggi è il Vangelo a riprendere l'argomento della preghiera. Dio ascolta la preghiera di tutti, ma gradisce in particolare la preghiera umile e sincera, che oltre ad aiutarci a riconoscere la grandezza di Dio, ci fa sentire forte il bisogno di Lui. Due sono i modi di pregare, lo ascolteremo nel Vangelo di oggi. Quello giusto e gradito a Dio, il cui esempio è quello del pubblicano,
e l'altro invece quello erroneo, quello del fariseo, che incarna l'ipocrisia, la presunzione di salvarsi da solo. Entra nel Tempio, infatti, non per chiedere aiuto né per invocare il perdono di Dio, si ritiene giusto e disprezza gli altri. Un modo sbagliato, la liturgia di oggi ci aiuterà a capire qual è il modo giusto di pregare, ce lo dirà Cristo stesso nel Vangelo di oggi. Prepariamoci quindi a vivere insieme questa Eucaristia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. Carissimi, questa comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal suo vescovo il nuovo parroco nella persona del presbitero Pietro Giacobbe. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Domenico Umberto D'Ambrosio, per grazia di Dio e della sede apostolica, arcivescovo metropolita di Foggia Bovina. Nomina del parroco della parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Foggia. Poiché il reverendo sacerdote Faustino Parisi ha terminato l'incarico di parroco perché scaduti i 9 anni previsti dal codice, volendo assicurare
alla diletta comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano una cura pastorale continua e adeguata alle crescenti esigenze religiose. Dopo aver ascoltato il parere del Collegio dei Consultori, visti i canoni del Codice di Diritto Canonico e le delibere della CEI, nomino il Reverendo Sacerdote Pietro Giacobbe, parroco della parrocchia San Giuseppe Artigiano in Foggia, con tutti i diritti e i doveri che spettano ai parroci, a norma dei canoni del diritto canonico, delle costituzioni sinodali e delle consuetudini approvate. La presente nomina ha vigore dalla data del possesso canonico e ha una durata di 9 anni, dato in Foggia dalla Curia Metropolitana il 23 ottobre 2001, festa della dedicazione della Basilica Cattedrale di Foggia. L'Arcivescovo Domenico D'Ambrosio, il Cancelliere Don Nicola Spagnoli. Abbiamo appena ascoltato la lettura del decreto di nomina dalla voce del cancelliere della Curia Arcivescovile, Don Nicola Spagnoli, che ha letto il decreto firmato dall'Arcivescovo per la nomina del nuovo parroco. Avete sentito, questo decreto vale adesso, la nomina al nuovo parroco vale adesso per 9 anni. Avete visto inquadrati accanto all'Arcivescovo, alla destra dell'Arcivescovo era Don Pierino Giacobbe, il nuovo parroco, alla sinistra Don Fausto Parisi, parroco che oggi saluta questa comunità. Invochiamo ora lo spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Spirito di Dio scendi su di noi è il canto per l'invocazione dello Spirito Santo per quest'altra parte del rito. Adesso l'Arcivescovo invocherà lo Spirito Santo, poi ci sarà l'aspersione e l'incensazione dell'altare da parte del nuovo parroco. Preghiamo. Sì, benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo,
egli vive e regna nei secoli dei secoli. Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti, San Giuseppe, patrono di questa comunità parrocchiale. Canto numero 15.
E avete visto che dopo l'aspersione con l'acqua benedetta di tutta l'assemblea c'è stato il rito dell'incensazione, prima dell'altare e poi di tutta la chiesa, sempre da parte del nuovo parroco di San Giuseppe Artigiano, Don Pierino Giacobbe. E adesso c'è il saluto di un rappresentante della comunità. La comunità di San Giuseppe Artigiano vive con tristezza, ma anche con tanta speranza, l'avvicendarsi del parroco Don Fausto Parisi con Don Pierino Giacobbe. In questi 11 anni in cui Don Fausto è stato parroco, abbiamo vissuto molte innovazioni nella liturgia, nella catechesi, e in particolare siamo stati predisposti alla carità. Con i suoi insegnamenti abbiamo capito che l'amore per Cristo e la preghiera sono fondamentali, ma senza la carità la nostra vita e la nostra missione di cristiani non è completa. In nome della carità siamo stati spinti, siamo stati aiutati a superare l'orgoglio e a chiedere aiuto ai più fortunati, per i più deboli, rischiando spesso di essere incompresi. Ma la gioia di aiutare è stata più grande delle delusioni. Don Fausto ha dato fiducia e autonomia ai suoi collaboratori, anche se qualche volta avremmo desiderato maggiore riscontro alle attività svolte. Le sue omelie, a volte dotte, a volte stimolanti, sono state motivo di confronto fra noi parrocchiani e di dialogo nelle nostre famiglie. A Don Pierino, nuovo parroco, il nostro più affettuoso benvenuto. Facendomi portavoce di tutti coloro che offrono la loro collaborazione a servizio della parrocchia, vi chiediamo di continuare a lavorare con voi, con la speranza che con la vostra guida possiamo ulteriormente rafforzare la nostra fede e con il vostro aiuto a trasmettere il Vangelo a tutti coloro che sono lontani. Tutti noi preghiamo lo Spirito di Cristo perché protegga Don Fausto nei suoi programmi futuri e illumini Don Pierino perché dia il meglio di sé in questo nuovo impegno. Grazie Don Fausto, auguri e buon lavoro a Don Pierino. Questo era il saluto a Don Fausto Parisi da parte di un rappresentante della comunità e il benvenuto al nuovo parroco Don Pierino Giacobbe, che adesso prenderà la parola per salutare la nuova comunità parrocchiale. All'inizio di questo mio intervento, che mi vede particolarmente, incredibilmente emozionato, mi viene spontaneo rivolgermi al Signore per dirgli con le parole di Paolo come sono imperscrutabili e inaccessibili le tue vie. Difatti, 22 anni fa, dopo la mia ordinazione sacerdotale, voci insistenti mi volevano viceparroco in questa comunità. Don Pasquale ne è testimone. I disegni del Signore mi hanno portato altrove. Si vede che ero ancora impreparato a vivere un'esperienza del genere. E ora, dopo circa 20 anni di vita di seminario, finalmente egli mi ha ritenuto idoneo ad affrontare questa avventura con voi. Sono questi i modi di agire di Dio e non c'è, credo, intelligenza umana, per quanto acuta, che può capirli e decifrarli. Occorre solo quella fiducia che garantisce che tutto egli opera per il bene di ciascuno. E io mi fido, sono certo, insieme a voi, di lui. In questi ultimi giorni particolarmente, tanti mi hanno manifestato diverse dichiarazioni augurali e insieme un'identica domanda. Ti senti pronto?
Ma come si fa a sentirsi pronti quando c'è di mezzo il Signore e le persone che Egli ti affida? Ogni nuova chiamata porta con sé la sofferenza del lasciare un modo di vivere, rapporti con persone, legami, lacerazioni varie. È la realtà vera di ogni sequela, se non c'è croce non è vera ed autentica. Ogni nuova chiamata ti spinge ad aprirti ad una nuova avventura e c'è sì l'entusiasmo della novità, ma anche un certo umano timore per l'imprevedibilità del futuro. Sono però convinto che, come in tante altre circostanze precedenti, il Signore non mi abbandonerà né mi deluderà. Perciò sono ottimista su questo nuovo mio cammino con voi. Ottimismo che non si fonda sulla mia povera persona, ma sulla certezza che Lui è con noi. E ora, permettetemi qualche ringraziamento che ritengo doveroso, perché mi viene spontaneo, naturale e sincero. Innanzitutto grazie al Signore per il dono dell'esistenza, della vita divina mediante il battesimo, della consacrazione a Lui attraverso il sacerdozio, per la sua grande fiducia che ripone in me e che si manifesta concretamente in questo nuovo compito che Egli mi affida. Grazie al carissimo Padre l'Arcivescovo per il suo affetto, la sua stima e fiducia che lo hanno portato a chiedermi con discreta, delicata, ma anche irremovibile insistenza, la mia disponibilità a questo servizio. Farò tutto il possibile per non deludere le tante attese. Un grazie particolare a Don Fausto, che da un po' di tempo mi aveva proposto e spinto ad accettare di sostituirlo. E voi lo conoscete meglio di me, non è facile entrare nelle sue grazie. E lo ringrazio per la sua vera fraterna e sacerdotale amicizia e la sua stima che ricambio di cuore. Grazie alla mia famiglia, particolarmente mamma e papà che sono convinto in questo momento nel Signore unito a noi, le mie sorelle, mio zio, esempio e modello per me di fedeltà al Signore. Una famiglia che ha sempre condiviso con estrema delicatezza, silenziosa partecipazione e quotidiano sostegno nella preghiera il mio cammino sacerdotale e le mie scelte non sempre umanamente facili da accettare. Grazie alla mia ventennale esperienza in seminario, a tutti i collaboratori, sacerdoti, suore, personale, docenti, con cui ho vissuto gioie e fatiche, entusiasmi e difficoltà, ai ragazzi che mi hanno insegnato la gioia di vivere, la genuinità, l'entusiasmo, la spensieratezza, l'importanza dello spirito evangelico dell'essere bambini. È cosa essenziale, credo, quella buona dose di pazienza che mi hanno fatto esercitare abbastanza costantemente. Per il seminario, che come potete immaginare occupa un posto privilegiato nel mio cuore, desidero che vengano devolute le offerte di questa celebrazione. Una delle prime cose, dettemi da Don Fausto, è che questa comunità non si lascia vincere in generosità. Avrete tra poco l'occasione per confermare questa positiva vostra qualità. Grazie a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto con il loro affetto, le loro preghiere, i loro sacrifici, le loro offerte al Signore. Sono convinto che se continuo a vivere il mio essere sacerdote, insieme a tanta grazia del Signore, lo debbo anche a ciascuno di loro. Grazie a tutti voi presenti a questa celebrazione, ai confratelli convenuti che mi esprimono così la loro comunione presbiterale e anche a quelli che per impegni pastorali, è capibile, pur volendo non hanno potuto partecipare, ai tanti, e ho visto che sono molti del mio paese, che ancora una volta hanno voluto donarmi quell'importante loro vicinanza e presenza fisica e spirituale, a questa comunità, il vostro esserci mi comunica la disponibilità di ciascuno e di tutti a voler continuare quel cammino di crescita cristiana in vista della realizzazione vocazionale di ciascuno. Certo, avete fatto tanto cammino, ora il Signore ci chiama a continuarlo e ad arricchirlo sempre più,
allontanando la pericolosa tentazione di sentirci degli arrivati. Un grazie particolare a Don Daniele, che mi ha fraternamente accolto. È importante che abbia voluto continuare a vivere questa sua esperienza sacerdotale in questa comunità, anche dopo aver saputo del mio addio. E questo grande segno di accettazione, di vera collaborazione, e sono certo che insieme lavoreremo bene. So che l'eredità lasciatami dai pastori che mi hanno preceduto, Don Gennaro, Don Pasquale, Don Fausto, non è facile da gestire. E difatti da quando l'arcivescovo mi ha proposto questa comunità, mi è subito balzata l'immagine che Paolo esprime nella sua seconda lettera ai Corinzi. Noi portiamo in noi stessi questo tesoro come in vasi di creta. Mi sento proprio questo vaso di creta, fragile, delicato, debole, in cui è stata versata tanta ricchezza di Dio che siete voi e la positiva storia del vostro cammino. Non vi nego che un certo timore per tanta responsabilità è presente in me, ma mi affido al Signore a cui tutto è possibile e con Lui sono convinto sarà possibile anche per me. Cosa farò? Innanzitutto cercherò di conoscere e di inserirmi sempre di più in questa comunità, conoscere la sua ricchezza e impegnarmi a farla continuare a crescere. E insieme poi lavoreremo sul programma pastorale diocesano affidato a tutte le comunità della nostra arcidiocesi e quindi anche alla nostra, che ci vuole impegnati tutti a riscoprirci persone chiamate alla santità. Non chiedetemi cose che non competono il mio ministero, chiedetemi solo di indicarvi il Signore e tutti insieme di seguirlo. Voglio dire anche un grazie particolare alla presenza degli amici di Lourdes. E per me è fondamentale questo esserci, perché io sono convinto che la sofferenza offerta al Signore è una base solidissima su cui costruire il nostro cammino. Che Maria, la madre a cui il Signore ci ha affidati come figli, ci dia il coraggio di saper dire con lei il nostro eccomi alla volontà del Signore, e Giuseppe, suo sposo e nostro patrono, ci protegga come ha fatto con Gesù e ci spinga a seguirlo nel silenzio, senza tante spiegazioni, come ha fatto lui. Amen. Ed era questo il saluto alla nuova comunità, a lui affidata, del nuovo parroco, Don Pierino Giacobbi. Avete sentito che ha fatto più volte riferimento alla comunità di San Marco in Lamis. Don Pierino Giacobbi, originario di San Marco, e naturalmente alla realtà del seminario che ha guidato fino a pochi giorni fa. E adesso la celebrazione eucaristica continua. Siamo al Gloria. Thank you.
preghiamo. O Dio, tu non fai preferenze di persone, ci dai la certezza che la preghiera dell'umile penetra le nubi. Guarda anche a noi, come al pubblicano pentito, e fa che ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. L'orazione colletta ci ha anticipato i contenuti del Vangelo, la preghiera del Fariseo e quella del Pubblicano. Lo ascolteremo nel Vangelo di Luca. Siamo infatti alla liturgia della parola. Ascolteremo nella prima lettura un brano del Siracide, nella seconda un brano dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice, e non v'è presso di Lui preferenza di persone. Non è parziale con nessuno contro il povero. Anzi, ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano, né della vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza. La sua preghiera giungerà fino alle nubi. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Finché non sia arrivata, non si contenta. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Parola di Dio. Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero. Insieme. Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua luce. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero. Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. Gridano i poveri e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Giunge al tuo volto, Signore, vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato. Giunge il tuo volto, Signore, il grido.
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Non se ne tenga conto contro di loro. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico,
Questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Siamo saliti in tanti oggi al Tempio a pregare e siamo venuti qui perché spinti da motivi vari, ma soprattutto ci sentiamo anche noi nel gesto che ci fa essere una cosa sola, motivati da due ragioni che descrivono anche i due personaggi di cui ci ha parlato Gesù nella parabola del Vangelo, il fariseo e il pubblicano. Tutti siamo venuti in questo tempio per ringraziare il Signore. Tutti siamo venuti in questo tempio per invocare dal Signore ancora una volta il dono del suo perdono, della sua misericordia su noi che ci riconosciamo peccatori. Indipendentemente da quella che può essere la lettura completa del brano del Vangelo, voglio fermarmi a questi due motivi. Siamo chiamati a dire grazie, siamo chiamati a riconoscere il nostro stato di peccatori e ad invocare come il pubblicano dal Signore la sua misericordia. O Dio, abbi pietà di noi peccatori. Siamo venuti a dire grazie al Signore per i tanti doni che a volte distrattamente riusciamo a percepire nella nostra vita, quasi che ormai non sono più doni, ma è qualcosa che ci spetta, qualcosa di dovuto. Oggi vogliamo domandare, come abbiamo fatto all'inizio, pregando per il nuovo parroco, il dono dello Spirito, perché ci aiuti a scoprire i tanti segni con i quali il Signore gratifica la nostra esistenza. Ne sono tanti. E a dire a Lui, dal profondo del nostro cuore, l'immensità della nostra gratitudine. Tanti doni. Oggi vogliamo dire grazie al Signore perché ci ha convocati qui, per farci dono della sua parola, per darci l'Eucaristia. Ma un grazie particolare, glielo vogliamo dire, per il momento importante che questa comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano vive. Dico grazie insieme a tutti voi, al Signore innanzitutto, per il ministero
di 11 anni con i quali Don Fausto ha seguito, servito e amato questa comunità. Un ministero forte, un ministero intelligente, un ministero, così come si leggeva tra le righe del saluto della vostra rappresentante, un ministero per tante scelte e per tanti momenti, virgolette, provocatorio, come nello stile di Don Fausto. Al vostro grazie, che è grande, a Don Fausto si unisce il mio, che è grande, sincero e ricco di amicizia. Per mettere in risalto la sua grande fatica in mezzo a voi, per dirgli grazie anche per il grande servizio che in tanti modi ha donato finora alla nostra comunità diocesana, non disdegnando di conoscere sofferenze e difficoltà. Il mio è un grazie vero, è il grazie di un fratello e di un amico. Lo dico pienamente convinto, veramente grato per quanto Don Fausto ha fatto per voi e per quanto ne sono convinto, anche se adesso guardando la sua faccia forse vi vorrebbe convincere del contrario, per quanto continuerà a fare per tutti noi e per la nostra Chiesa. La mia stima e il mio affetto è senza riserve, pur nella fatica di accoglierci, di comprenderci, di camminare insieme. Guardiamo insieme tutti alle esigenze del Regno di Dio. Queste vogliamo perseguire insieme e su questo non c'è possibilità di dissentire. Lavoriamo per il Cristo, lavoriamo per voi. Carissimo Don Fausto, ancora grazie, un grazie che si fa preghiera per te e per quello che dovrai continuare a donarci. Un benvenuto a Don Pierino, che con, devo dirlo, con timore e tremore, oggi inizia il suo ministero, raccogliendo tutta la ricchezza di questa comunità che il Signore gli consegna attraverso le mani di un suo confratello, Don Fausto. Don Pierino ha usato un aggettivo simpatico, ha detto irremovibile il vescovo, ma ben conoscendo Don Pierino non poteva che essere così. Aveva bisogno di questa mia decisione per convincersi che è alla sua portata e alla sua intelligenza e al suo amore alla Chiesa il servizio che gli chiedo in questa parrocchia. Dovevo convincerlo che poteva farlo. Se ne è convinto e ringraziamo il Signore nella disponibilità convinto, nella disponibilità più grande e nell'obbedienza senza riserve. Per questo anche a te, carissimo fratello, il mio grazie e il mio affetto. E voi, cara comunità di San Giuseppe, lo avete già accolto senza riserve e siete anche contenti del dono che oggi vi viene fatto. Proseguirà il cammino. Siete una comunità che cammina già da diversi anni. Sono stati ricordati i parroci che hanno accompagnato la storia abbastanza giovane di questa comunità.
Don Gennaro Palumbo che è in paradiso, Don Pasquale Martino, Don Fausto, e ora è la quarta pagina che inizia a scrivere con voi Don Pierino, il quale in mezzo a voi viene, come ha ricordato a noi, annunziatori della parola di Dio, l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, il brano a Timoteo, viene in mezzo a voi perché si compia attraverso il suo ministero la proclamazione del messaggio. Che annunzio di gioia, di speranza, di forza, di amore. Il Vangelo di Cristo Gesù non può che risuonare alle nostre orecchie come l'annunzio della gioia grande. Non siamo soli. Dio è con noi. E se Dio, dice ancora Paolo, è con noi, chi sarà contro di noi? Inizia dunque questa nuova pagina. Sono convinto che questa parrocchia continuerà a crescere nel suo cammino. Una parrocchia ricca di iniziative, una parrocchia cresciuta, maturata in questi anni, una parrocchia aperta alla parola di Dio, ma aperta anche alle istanze, alle sollecitazioni, ai bisogni che questo nostro territorio sottolinea e propone a noi, perché ci sia una risposta vera, non distratta, non superficiale, una risposta che si fa carico ed entra a pieno titolo, la storia di Dio nella storia degli uomini. Io ne sono certo e ringrazio fin da ora il Signore che continuerete a camminare con serenità, con gioia e nello spirito di quella grande partecipazione, soprattutto di voi laici nelle varie articolazioni, al grande progetto che il Signore ci annunzia e che è questo portare e rendere sempre più evidente e presente il suo regno, partendo, ecco, in questo anno da quel desiderio grande di fedeltà al progetto di Dio che ci vuole santi, ci ha costituiti tali e vuole che noi accogliamo questo suo progetto perché si evidenzi nella storia contorta e segnata da tante contraddizioni e da tante miserie, la storia dell'uomo, la storia della perfezione e della santità di Dio. E domandiamo al Signore, ecco il secondo momento della nostra preghiera, che la sua misericordia rinnovi e trasforma la nostra vita, che superi le nostre incertezze, i nostri limiti, le nostre inadempienze e col gesto del suo perdono e con il dono dello Spirito ci ricostituisce nella forza di essere coloro che proclamano con le parole, ma soprattutto con la vita e con le opere, il messaggio di salvezza. Per tutti noi, per questa comunità, intercede in modo particolare San Giuseppe, il patrono della Chiesa universale, l'uomo giusto, l'uomo che ha saputo accogliere la parola di Dio, il progetto di Dio, con serenità, senza voltarsi mai indietro. Ricordiamo il canto con cui abbiamo iniziato questa liturgia. Tu vieni, seguimi, non voltarti mai. Ecco, carissimo Don Pierino, ancora una volta il Signore ti ha chiesto, ti ha chiamato, vieni, seguimi, non voltarti indietro mai. La memoria del tuo impegno, del tuo servizio, la ricchezza di ciò che ti ha condotto fino a questo momento è tutta in te. Ma guarda avanti, il Signore è con te e la forza della sua speranza accompagneranno certamente il tuo cammino, anche se non mancano le paure, le incertezze, il timore. Ma se saprai rispondere con generosità, come sempre,
alla chiamata del Signore che si è manifestata attraverso la chiamata della Chiesa. Va avanti, con gioia, con serenità, con fiducia e con amore grande a questi nuovi tuoi fratelli che ti hanno accolto con la ricchezza del loro cuore e con questa stessa ricchezza cammineranno con te per edificare qui il regno di Dio. Abbiamo ascoltato l'omelia dell'arcivescovo che presiede questa Eucaristia della 30ª domenica del tempo ordinario. Stiamo trasmettendo in diretta dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Foggia, dove quest'oggi la comunità parrocchiale saluta il nuovo parroco, Don Pierino Giacobbe, che viene in questa comunità dopo Don Fausto Parisi. Don Fausto Parisi e Don Pierino Giacobbe che stanno concelebrando questa Eucaristia con l'Arcivescovo, e l'Arcivescovo nell'omelia ha ringraziato Don Fausto per quanto fatto in questi anni per questa comunità e ha dato il benvenuto al nuovo parroco e poi ha esortato questa comunità parrocchiale a lavorare insieme al nuovo parroco con fedeltà al progetto di Dio che ci vuole santi, un preciso e diretto riferimento a quello che è il tema di questo anno pastorale, la santità. Le linee pastorali per questo nuovo anno sono state consegnate proprio questa settimana in una solenne concelebrazione che si è tenuta in cattedrale il 23 ottobre scorso, in occasione dell'anniversario della dedicazione della cattedrale. Adesso continuiamo con la celebrazione eucaristica, tra breve ci sarà adesso la proclamazione della professione di fede del credo che sarà proclamata in questa messa speciale, in questo rito speciale particolare per l'introduzione, per l'insediamento del nuovo parroco. Il credo sarà proclamato dal nuovo parroco Don Pierino Giacobbe. Io, sacerdote Pietro Giacobbe, credo fermamente e professo tutte le singole verità contenute nel simbolo della fede, cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,